Bentornati al programma culturale di Fa la Cosa Giusta, la settimana dei cammini Walk and Leads Lower Deeper. Ripartiamo in questo sabato mattina con una domanda, un incontro ambizioso. Il turismo lento ci salverà? Punto di domanda. Potevamo mettere un punto esclamativo, abbiamo scelto il punto di domanda perché ci interessa andare a scoprire, andare alla ricerca di questo tema e capire se veramente il turismo lento può essere una possibilità, non solo per noi, ma per i territori e per le persone che questi territori li vivono. Quindi io vi ricordo soltanto che gli appuntamenti del programma culturale di Fa la Cosa Giusta li trovate sul nostro sito www.falacosagiusta.org e sui nostri canali Facebook e YouTube, e passo immediatamente la parola alla direttrice editoriale di Terre di Mezzo, Miriam Giovanzana, che avrà il piacere e anche l'onore di presentare gli ospiti che sono con noi questa mattina. A più tardi. Grazie, incominciamo subito perché il panel dei relatori, che ringrazio intanto davvero di cuore per aver trovato il tempo per dialogare con noi in questo sabato mattina. E ve li presenterò man mano. Amiamo i punti di domanda, come avete visto, e cioè il turismo lento ci salverà. Credo che le questioni che abbiamo aperte in questa edizione di Fa la Cosa Giusta, ma in questo momento storico che viviamo, sono davvero rilevanti. Non cerchiamo risposte semplici, non cerchiamo ricette miracolose, ma cerchiamo invece di intrecciare relazioni, dialoghi, riflessioni per costruire una rete che ci rende tutti più forti. Io vi presenterò man mano i relatori di questa mattina e inizieremo con Ermete Realacci, poi con Barbara Gizzi, poi con Marco Bussone. Marco, ci sei? Hai avuto qualche problema di connessione forse all'inizio, ma mi sembra che tu ci sia, quindi Marco Bussone, e poi con un primo giro con Lucio Luca. Ve li presento man mano, ma incomincerei appunto da Ermete Realacci, ambientalista da sempre, storico presidente di Lega Ambiente, politico e firmatario di alcune delle leggi più significative dal punto di vista della cura dell'ambiente e quindi anche dell'uomo. Lo ringraziamo ancora e una delle ultime sue creature è la Fondazione Simbola. La Fondazione Simbola ha tra l'altro realizzato negli ultimi mesi un rapporto sui cammini d'Italia, che poi è stato ripreso appunto da Lucio Luca per Repubblica e quindi ha avuto una diffusione straordinaria. E allora, cominciando da te, Ermete, io ti chiedo proprio, da un lato, che cos'è Simbola e quale sogno c'è dietro, di che cosa vi occupate e poi perché proprio i cammini e che cosa c'entrano quindi i cammini con il resto dell'attività di Simbola. A te, Ermete. Simbola è una fondazione, non una fondazione economica, più un centro di iniziativa, di ricerca, che tiene assieme mondi molto vari, imprese grandi e piccole, associazioni, istituzioni, mondi culturali, intorno a un'idea. L'idea che l'Italia è forte se fa l'Italia e se scommette sulle cose che la rendono unica, e quindi scommette sulla bellezza, sulla cultura, incrocia in questa scommessa da un lato la sostenibilità e dall'altro la coesione sociale, l'identità, le comunità, e su questo Simbola lavora per leggere l'Italia con occhi, diciamo, più attenti. L'ultimo rapporto che abbiamo presentato, per esempio, è quella sulla green economy e fa vedere come in Italia, accanto a enormi problemi, ci sia una parte importante della nostra economia che è ben orientata e è quella che va meglio, che produce più posti di lavoro, che esporta di più, che insomma è più in grado di affrontare il futuro. Il tema dei cammini entra in questo filone perché noi abbiamo avuto sempre una grande attenzione ai territori e alle comunità. Ricordavi tu che io ho firmato alcune leggi interessanti, importanti. Una di queste, a cui tengo particolarmente, è proprio quella sulla valorizzazione dei piccoli comuni.
ci ho messo un po' di tempo, nel senso che era un tema che apparentemente vedeva consenso, ma in realtà veniva considerato, e forse da molti viene considerato ancora, come un terreno marginale, no? Ti guardava con in generale con un occhio insomma caritatevole, come a dire vabbè, hai ragione, poverini, ma d'altra parte il mondo va da un'altra parte, ecco, insomma, non, adesso la faccio un po' in sintesi, e invece lo sforzo è far capire che il mondo non andava da un'altra parte, non era obbligato che il mondo andasse da un'altra parte, anzi che proprio il terreno dei piccoli comuni dell'identità, che poi significa anche qualità, bellezza. Cipolla diceva che la missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo, e proprio quel terreno era un terreno di rivoluzione di una delle radici, diciamo, della nostra civiltà, della nostra identità. Devo dire che, per fare un passo indietro e arrivare poi rapidamente ai cammini, che uno di quelli che aveva capito da subito questo tema fu il presidente Ciampi, che quando partì questa campagna per la valorizzazione dei piccoli comuni, ricordo che lo sono andato anche a ripescare per questa occasione, inviò un messaggio, allora ero presidente, adesso sono onorario, presidente reale di Legambiente, diciamo, mandò un messaggio in occasione di un'iniziativa sui piccoli comuni all'inizio di questo millennio, oramai si può dire, perché era il 2002, in cui lui diceva: questi borghi, questi paesi rappresentano un presidio di civiltà, sono parte integrante, costitutiva della nostra identità, della nostra patria. Possono essere un luogo adatto alle iniziative di giovani imprenditori. L'informatica e le tecnologie possono favorire questo processo, può diventare anche questa grande avventura un'opportunità da cogliere. Una modernità straordinaria. Adesso tutti sappiamo quanto è importante la banda larga e la rete per rivitalizzare le aree interne. E nel corso di questi anni, devo dire che io ho sempre guardato con grande simpatia a fare la cosa giusta, perché incrociava i grandi temi con il cambiamento poi degli stili di vita, dei costumi. A dare forza a questo progetto è venuto anche un cambiamento culturale. Per capirci, se prendiamo questo rapporto, che poi con Lucio Luca, con Repubblica Online, abbiamo, insomma, lo dicevi tu, reso accessibile a tantissime persone, che nasce dai 44 cammini, che sono pochi, manca tutto il sud, altri ne vanno aggiunti, individuati dal Ministero dei Beni Culturali, ma li incrocia in qualche maniera anche appunto con i piccoli comuni, con le produzioni, con i beni culturali, con le storie, no? Di cammini in Italia se ne parla da una vita, ma mancavano i camminatori, cioè mancava, diciamo, il popolo che poteva in qualche maniera dare vita a questo progetto. E quando noi cominciamo a fare questo rapporto assieme all'IFE, a Luncia, a Marco Bussone, a Lanci, al Touring Club, a tanti altri, no? Già stava cambiando questa situazione, e il cambio più radicale c'è stato ovviamente, purtroppo, con la vicenda della pandemia, del Covid, con il lockdown. Cioè si è capito che c'è un'altra maniera di leggere i territori, ovviamente che è coerente con quella legge di cui parlavo prima, perché poi per tenere in vita e valorizzare quei territori bisogna portare i servizi, bisogna portare la rete, bisogna garantire i servizi essenziali, ma che quei territori possono essere una formidabile opportunità anche per l'agricoltura e per tante attività produttive. Il 92% dei prodotti DOP e IGP hanno a che fare col territorio dei piccoli comuni. Anche i tanti piccoli comuni, sono circa 1000, quasi 1000, che sono attraversati dai cammini e che Repubblica Online racconta, diciamo, nelle sue tappe. Per finire, io ti direi che per i cammini sono una grande opportunità, non solo per un turismo diverso, che peraltro si incrocia con le altre forme di turismo. Nessuno può pensare che la gente non verrà più in Italia per Firenze, Venezia, Roma, ma verrà solo per i cammini. Però questo allarga di molto le possibilità, ma sono anche una straordinaria metafora di economia a misura d'uomo che guarda il mondo con occhi diversi. C'è una bellissima frase di Proust che una volta ha detto: un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi.
E ecco, io penso che i cammini ci aiutano ad avere nuovi occhi. Grazie per aver ricordato anche Ciampi, e davvero questa, le frasi che hai letto ci introducono nel secondo relatore. Io chiamo in causa Barbara Gizzi, la chiamo in causa perché è la più giovane tra tutti noi, classe 1988 se non sbaglio, e perché si è occupata anche a livello di ricerche universitarie del tema dei cammini. Barbara, ci sei? Io ti introduco così, appunto. Ti sei specializzata nei tuoi studi universitari in turismo sostenibile. E, ti passo subito la parola, ti chiedo, il gancio è che rapporto c'è tra i tuoi studi universitari e i cammini nella tua storia, ma lo faccio dicendo, dandoti questa, raccontando dei tuoi studi e della tua esperienza, ci racconti ovviamente anche di te, e allora comincio di lì. Se io dico nata all'Aquila nel 1988, tu che cosa mi dici? Ciao Miriam, grazie. Ti dico che la montagna ce l'ho nel cuore, ovviamente, perché è chiaro che essendo cresciuta in un contesto montano con i suoi limiti e le sue problematiche, e avendole toccate in prima persona, poi nella scelta degli studi e nella specializzazione poi lavorativa, chiaramente mi sono indirizzata su questo, quindi cercare di aiutare le destinazioni montane marginali, cosiddette aree interne, nel cercare di strutturare un'offerta, un miglioramento in generale, puntando sul turismo, un tipo di offerta turistica. Sento un eco, scusate, ecco, ora non si sente più. E, dunque, ecco, nel cercare di valorizzare la leva del turismo sostenibile come possibile strumento migliorativo anche per i servizi interni delle persone che abitano questi luoghi. Ecco, come introduceva Miriam, io ho perseguito degli studi universitari che hanno riguardato la progettazione dei sistemi turistici sostenibili, quindi un sistema turistico in toto, considerato in tutte le sue parti, e però che sia sostenibile, quindi sia per chi arriva e sia per chi ci vive, e soprattutto per quelli che arriveranno dopo, per le nuove generazioni. Dunque, ho trovato come motivazione le aree interne, le aree montane. Dunque, mi sono specializzata in destination management nelle aree montane, e i cammini sono arrivati come una sorpresa nella mia vita. Ecco, fino a 5 anni fa non conoscevo assolutamente questo mondo, ma grazie a delle persone care che ringrazio, che si trovano in regione, lavorano in regione Toscana, mi hanno in un certo senso illuminato la via e mi hanno illustrato che con le mie attitudini personali, quindi di attenzione, di cura, di amore per l'ambiente e di voglia del viaggio, della scoperta, il mondo dei cammini davvero era un filone che faceva per me. E da qui è iniziato questa attività di ricerca come libera professionista, come lavoratrice, in particolare ricerche che riguardano tutti i punti di interessi e tutte le accoglienze sui cammini. Ho lavorato per delle associazioni per Regione Toscana come lavoratrice autonoma, raccogliendo dati sia sul patrimonio materiale che si trova e si incontra lungo i maggiori cammini toscani, e sia sul patrimonio immateriale, quindi le feste, le tradizioni, le reliquie, i segni, i simboli che denotano comunque una vivacità culturale lungo queste vie, queste rotte, che sono alla fine molto fanno l'anima, no? Di un cammino. E dunque abbiamo lavorato sulla via Francigena, il tratto toscano, sulla via di San Francesco, sulla via del Volto Santo, sulla via Lauretana e sulla via Romea Strada. Ecco, questo è quanto, Miriam. Dunque, il cammino davvero come motivazione, leva di aiuto sostenibile ai territori che possono puntare su questo. Grazie Barbara. Rimango ancora un attimo con te.
perché tu hai tra l'altro scritto un libro sui cammini in Toscana, su 6 cammini della Toscana, però non soltanto ti occupi di aree montane a livello professionale, a livello di studi. Molti tuoi compagni di corso di laurea sono andati a occuparsi del turismo tradizionale. Tu in realtà hai scelto appunto di continuare ad occuparti dei territori che ami. Però so anche che hai abitato in diverse parti e che adesso hai fatto una scelta anche di dove abitare, quindi ti chiedo anche dove abiti e perché. Sì, ecco. Io abito in Val Bisenzio, che si trova sull'Appennino, a nord di Prato, in Toscana. È stata una scelta perché si vive bene in montagna, non c'è nulla da dire. È stata una scelta perché lì ho notato molta vicinanza umana, tanta libertà a livello di natura, di camminare, di poter davvero esplorare luoghi rimasti ancora selvaggi. Ci abbiamo i Monti della Calvana, che tra l'altro ci sono un branco di cavalli liberi, selvaggi, di nessuno, sono circa 200 esemplari, che ogni tanto scendono a valle e noi ce li ritroviamo sotto casa. Il contesto è questo, ci sono cascate, ci sono sorgenti. Dunque, come io, ecco, ho 32 anni e faccio una vita normale, nel senso che esco, gli amici, trovo i miei momenti di svago, ma allo stesso tempo per me alcune cose come queste sono davvero importanti. E non ho, ecco, ogni tanto problemi di connessione, no? Di connessione internet, purtroppo arriva male da noi. E dato che io lavoro con il computer, lavoro con questo, talvolta sono costretta a scendere giù in città. Però ecco, sono molto molto felice, mi sento molto fortunata. Barbara, grazie ancora. Mi serviva questo passaggio perché ieri, nell'ambito del programma culturale di Fa la cosa giusta, abbiamo avuto Luca Mercalli, che ha presentato il suo libro Ritornare alla montagna. E un conto è ritornare alla montagna nella seconda parte delle nostre vite, e un conto è tornare ad abitare la montagna nella prima parte delle nostre vite, cioè quando siamo giovani, quando abbiamo sogni, quando abbiamo progetti, e magari quello che ci mancano, oltre alla connessione, sono le risorse economiche e la possibilità appunto di lavorare in maniera efficace ed efficiente. E così appunto Barbara ci testimonia che questo è possibile coniugare professione, professionalità, sogni e vita quotidiana e vita privata. Quindi su questo tema lascio la parola a Marco Bussone, che è presidente nazionale di UNCEM, l'Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani, quindi di tutti quei territori che chiamiamo territori resistenti, ma che poi hanno non soltanto borghi, ma anche città al loro interno. E so che condividiamo la professione di giornalista, tu sei giornalista professionista da tempo e poi ti sei occupato però appunto di aree interne, di piccoli comuni, di comuni montani, e quindi oggi hai una funzione anche politica da questo punto di vista. Allora a te chiedo non soltanto perché avete collaborato con Simbola sul tema dei cammini, del dossier dei cammini, ma anche a che punto siamo con le aree montane in questo paese e in questo periodo storico. Grazie di cuore Miriam, grazie di cuore a Fa la cosa giusta, a Terre di Mezzo, a chi ha voluto questo appuntamento con relatori autorevoli, non il sottoscritto, ma i colleghi. Saluto in particolare Ermete Realacci, con cui si condivide un percorso intenso da tanti anni, con chi mi ha preceduto in UNCEM, con tanti amministratori dei territori. Questa iniziativa accade in un momento complesso per il paese, come ben tutti sappiamo. Le sfide che si aprono in questa pandemia si uniscono alle sfide dei cambiamenti climatici, che impegnano in modo nuovo, io credo, i territori a rigenerarsi. Ieri sera al TG1, parto di qui, ha fatto un servizio, non so se l'avete visto, sulle smart cities. Si può rivedere
online sul sito del TG1, e partiva dall'assunto, dai dati dell'OCSE, che ci dicono che il 95% della popolazione al 2050 si concentrerà nelle aree urbane. Poi però stasera o qualche sera fa vedremo dei video che ci dicono quanto sono belli i borghi, dove andare a vivere. Allora, in questa schizofrenia dei nostri colleghi, che definisco così amichevolmente, non è schizofrenia, ma è racconto di storie tutte vere, tutte reali, le nuove città che si generano nel mondo, sempre più smart, intelligenza artificiale, ovviamente green, perché le cose nuove hanno questa impronta, certamente parlava di Filippine, Finlandia, e dall'altra parte i borghi che tornano a vivere con interventi particolarmente lungimiranti sul piano urbanistico, architettonico, e poi le storie, come abbiamo sentito tante volte raccontare, di persone che tornano a vivere in quei territori. In questa polarizzazione ci sta l'impegno per dire come i territori insieme fanno un patto per uscire dalla crisi climatica, almeno attenuare, ci direbbe Ermete, ci dice Legambiente, attenuarne gli effetti sulle nostre vite, sulle nostre attività, e come i nostri territori stanno insieme in un patto che vede aree urbane, aree rurali, montane interne, come vi piace. Io preferisco l'accezione montane, che era quella data dai costituenti alle 3 di notte, in quella notte in cui si scriveva l'articolo 44 della Costituzione. Il legame, il patto fra aree montane e aree urbane oggi è un tema che è assolutamente al centro di un dibattito culturale, lo dimostrano gli eventi che Fa la Cosa Giusta ha presentato proprio per ripartire dai territori. E come ci si sta in questo dibattito? Cosa dice la montagna? Dice che è il cuore di una nuova economia, è il cuore di nuove opportunità, dove vivere, dove fare impresa, dove innovare, il luogo della green economy, dove i beni comuni, quelli che Luigino Bruni, Zamani, l'economia circolare, il manifesto di Assisi che Ermete ha realizzato con il cardinale, il cardinale alla guida del Sacro Convento da stamattina, viva, gli mandiamo un saluto, la porpora. Sarà un colpo d'ala per tante iniziative che lì sono nate, si sono montate, viva, un saluto a lui. Però credo che in questo quadro di grande attenzione culturale si aprono delle sfide per la politica, che dice come i territori sono i luoghi dei flussi, flussi anche quelli dei cammini, ci dice Aldo Bonomi, flussi di persone, di cose, nuove opportunità che marciano in quei territori, la dico così forse un po' alta. E come i territori sono luoghi di flussi, dobbiamo costruirlo, ridefinirlo, impostarlo, consapevoli che non è più la montagna vecchia, brutta e marginale, terra degli ultimi, luoghi degli sfigati che non sapevano dove andare, che non emigravano e non cercavano l'ascensore sociale, la langa porca descritta da Pavese nel mio Piemonte, non è più quella roba lì, ma è luogo dell'innovazione, della green economy, dei cammini che portano nuove opportunità nell'incontro, nelle Alpi cerniera, la dico con degli slogan che potrebbero, chiedo scusa, ma potrebbero aprire un intero mondo di ragionamento su cui stiamo ragionando, ad esempio in questi giorni, mentre tutti parlano di montagne, sci, neve, si fa o no, non si aprono gli impianti, noi diciamo attenzione, certo quello è un pezzo di mondo, non c'è una montagna, non c'è l'altra montagna, ma c'è la necessità, come diciamo con Luca Mercalli, di vedere integralmente le sfide dei territori, vincerle, affrontarle con la politica protagonista, quella che ha fatto la legge 158, Ermete, con bipartisan approvata in Parlamento, tra le pochissime leggi di cui si è avuta l'unanimità in Parlamento e si è avuta anche una grande attenzione mediatica come non mai all'indomani dell'approvazione. La legge 221 sulla green economy, quando nessuno ancora parlava di Green New Deal in Europa, noi abbiamo una legge sulla green economy, lo deve ricordare anche qualcuno del governo e qualcuno anche del Ministero dell'Ambiente, questo piccolo messaggio che gli mandiamo al MATM, si ricordino che c'è una legge sulla green economy da attuare. È un testo unico forestale di 2 anni fa che ci dice come le nostre foreste, 33% della superficie nazionale, tornano a vivere. E chiudo guardando al futuro. La legge di bilancio mette al centro questi temi, come i territori stanno insieme, o fa soltanto una nuova fondazione per le città sostenibili di cui non sentiamo il bisogno? Mette al centro le politiche forestali e le politiche per l'ambiente, o bisogna inseguirle come Legambiente con i 10 punti
presentati qualche giorno fa dicendo attenzione, ci sono delle questioni che non funzionano. Il PNRR, quindi Next Generation EU, Recovery Plan, cosa fa per questi territori? C'è la montagna in questo sistema di organizzazione della spesa dei 209 miliardi, fondo perduto e prestiti. Ma qual è l'impronta che diamo? È un'impronta residuale, vi diamo qualche soldino e l'assistenzialismo torna? Non è questo che ci serve. È un nuovo approccio. È l'approccio della legge 158, cornice dell'uso delle risorse del recovery plan, cornice la legge sulla forestazione, sul testo unico forestale, cornice delle politiche per proteggere e mantenere il territorio e per dire che vogliamo delle case, come ci dice Fabio Renzi, segretario della Fondazione, delle case in legno con legno locale, raccogliendo l'invito della Presidente Ursula von der Leyen. In questa scena, in questo scenario noi ci collochiamo e mettiamo anche i cammini come asse di sviluppo, come pezzo di crescita, come luoghi da dove ripartire per un paese più resiliente che guarda al domani e alle sfide di cui dicevo. E non è un dibattito fra pochi intimi di un sabato mattina, è un dibattito culturale fortissimo che la politica, i nostri enti locali, 3.850 comuni che UCEO rappresenta, vogliono raccogliere, devono raccogliere, e tutti i livelli amministrativi devono porsi questa esigenza di quel patto fra territori che oggi è così incombente, così necessario, così opportuno. Grazie a Parla Cosa Giusta, grazie a te Miriam per questa opportunità di condivisione, di dialogo, non ne abbiamo mai abbastanza. Grazie di cuore. Grazie Marco, ritorneremo da te, ma ti dico subito che cosa ti chiederei, perché tu hai una doppia anima, quella da giornalista che è legato alle cose concrete e alle narrazioni concrete e quella da istituzione, da politico anche per molti aspetti. Allora ti farò questa domanda, e cioè se tu avessi la bacchetta magica, ma non da adolescente, ma da uomo esperto ormai del mondo, quali sono le tre cose che ci sono preziose, ci sarebbero preziose per spostare davvero un po' di vita o custodire la vita che c'è e farla ripartire nelle aree montane? Da giornalista a giornalista, quindi passo a Lucio Luca. Lucio, anche tu hai un'esperienza locale e un'esperienza globale, ti sei occupato, se non sbaglio, sei stato responsabile della redazione esteri di Repubblica per diversi anni, da 30 anni sei a Repubblica, adesso sei uno dei responsabili di Repubblica.it e credo sia leader appunto nella comunicazione online. Marco ti ha passato uno spunto importante, cioè la schizofrenia della narrazione. Allora, a partire dal lavoro che voi avete fatto da questa primavera, quest'estate sui cammini, riprendendo il lavoro di Simbola, chiedo anche a te che impressione hai di questa schizofrenia e quali sono le lacerazioni che possiamo aiutare a chiudere, a ricucire? Beh, intanto grazie per avermi invitato, per avermi coinvolto. Noi abbiamo deciso quasi casualmente di occuparci di cammini, nel senso che tutto è nato con una segnalazione di Ermete, dell'Atlante dei Cammini, realizzato dal Ministero con la collaborazione determinante di Simbola, di Ifel. Era nata, diciamo, fondamentalmente come il racconto, diciamo, di questa guida da fare sul giornale, cosa che poi comunque abbiamo fatto una pagina in un periodo in cui, tra l'altro, sembrava che questa pandemia stesse, non dico per lasciarci, ma comunque i numeri erano ben diversi, e quindi volevamo comunque offrire un contributo ai lettori di Repubblica, spiegando loro che
è vero che non si può viaggiare, è vero che non, è molto più difficile prendere l'aereo e andare in paesi lontani, ma c'è un altro modo di fare le vacanze, di fare turismo, che è questo turismo lento, come viene chiamato, del quale oggettivamente i grandi giornali non è che si fossero occupati mai in maniera diretta, anche perché appunto fino a qualche tempo fa parlare di viaggi significava raccontare nuovi mondi lontani, eccetera, e come spesso avviene ci si dimentica che sotto casa abbiamo delle cose preziose che magari non conosciamo. Siamo portati ad andare dall'altra parte del mondo, dall'altra parte della luna, come spesso si dice, e invece ci dimentichiamo che sotto casa abbiamo dei panorami e un patrimonio storico, artistico, culturale che non viene raccontato. Quindi quando poi io ho sfogliato quella guida, quell'Atlante, ho subito parlato con i responsabili, con gli altri responsabili del sito, dicendo loro che era una bella cosa aprire proprio una sezione specifica del sito da dedicare a questo mondo, anche perché è un mondo in grande espansione, con, voi lo sapete meglio di me, migliaia e migliaia di camminatori. Diceva Ermete prima che c'erano i cammini ma non c'erano i camminatori, adesso ci sono i camminatori e ci sono parecchi cammini e tanti altri non ci sono in quella guida, e la speranza, come ci ha detto anche Franceschini, il ministro Franceschini in un'intervista, è quella di coinvolgere tutte le regioni che magari fino a questo momento, soprattutto le regioni del sud, che fino a questo momento non sono presenti in quella guida, ma non perché non hanno i cammini, ma perché diciamo non si sono fatti parte attiva fino a questo momento. Quindi speriamo poi che nella prossima edizione ci possa essere più completa da questo punto di vista. E come dicevamo all'inizio, prima di andare in onda, il mio grosso dubbio era quello di prolungare nel tempo questa sezione dei cammini, perché si tratta di 45 puntate, 44 sono i cammini con una puntata introduttiva, quindi 45 puntate. Io all'inizio dicevo: ma la gente ci seguirà? Due puntate a settimana che escono su Repubblica.it il giovedì e il lunedì, e invece la scommessa è stata vinta, nel senso che c'è sempre più gente, sempre più lettori che leggono questa sezione dedicata ai cammini, che si è arricchita nel tempo, tra l'altro, di partecipazioni, di firme anche molto, molto illustri nell'ambito del mondo dei cammini, firme che tra l'altro voi ospitate nella nostra fiera, perché speriamo poi tra l'altro l'anno prossimo di poterla fare in modo più diretto, come avete sempre fatto fino a questo momento. E quindi Anna Rastello e Riccardo Carnovalini, che sono stati un anno in giro per l'Europa, hanno deciso di raccontare la loro avventura, la loro impresa a noi, a Repubblica. Adesso ogni settimana pubblichiamo due o tre racconti delle loro 52 settimane in giro per l'Europa. I ragazzi di La Sentiero che conoscete bene e che ci mandano i loro racconti, ma anche i loro video, i documentari, le foto di Sara Furlanetto, che sono bellissime. Insomma, è diventato un appuntamento, un doppio appuntamento settimanale che non ci aspettavamo potesse avere questo successo. A proposito della schizofrenia, a proposito delle difficoltà di territori come quelli di montagna, che poi sono quelli maggiormente attraversati dai cammini,
Non è un caso che nelle prime puntate noi abbiamo fatto un'intervista proprio a Marco Bussone, perché il tema delle montagne, il tema di quei 3.850 comuni, che sono la metà sostanzialmente dei comuni italiani, più o meno, che vivono delle difficoltà enormi, è un tema che è strettamente collegato a quello dei cammini. Come diceva Barbara prima, che doveva scendere, ogni tanto deve scendere in paese perché non ha la connessione, come si può pensare di lasciare metà dei comuni italiani senza connessione o con una connessione non sufficiente per lavorare e per affrontare le sfide di un mondo come quello che viviamo nel 2020? Sono tutti temi che poi alla fine sembra che non c'entrino nulla con i cammini, e invece sono fondamentali, perché poi i cammini possono, anzi devono, rappresentare un modo per rilanciare questi territori e per far sì che appunto sempre più gente come Barbara decidano a 30 anni di beata lei di andare a vivere in montagna. Come diceva Miriam, non dobbiamo essere più, le montagne non devono essere più la meta della seconda parte della vita, ma possono, devono diventare meta della prima parte, ma soltanto se vengono messi a disposizione. Quindi la schizofrenia in questo senso, cioè raccontiamo quanto è bello il borgo di montagna e ci dimentichiamo spesso di raccontare quanto è difficile vivere in un borgo di montagna e quanto rischia di morire il borgo bellissimo di montagna se non gli diamo le condizioni minime di vivibilità. In questo senso io credo che il racconto giornalistico spesso è schizofrenico, perché dimentica una parte fondamentale. Sì, condivido, e ti faccio due domande rapide, Lucio. Da una parte, come hanno accolto il tema i tuoi colleghi della redazione? Credo che se avete mantenuto vivo il dossier perché gli spazi sono preziosi anche su Repubblica.it, significa che gli ascolti, i contatti siano stati numerosi. Ma i tuoi colleghi giornalisti che cosa hanno detto? Prima domanda. E la seconda domanda, altrettanto rapida, è: ci dici una cosa sulla parete che hai alle spalle e quindi anche dove sei? Tra l'altro tu sei anche autore di libri e quindi li ricordo a chi ci ascolta, e immagino che qualcuno sia anche nella libreria tua accanto. A te. Beh insomma, allora, il dossier, come dicevo, sta andando molto molto bene, molto meglio di quanto pensassimo tutti quanti. I colleghi lo hanno accolto benissimo, tanto che ce ne sono all'inizio più duro mi hanno chiesto l'Atlante. Io ho detto: guardate, non ce l'ho, seguitelo, ce l'ho in PDF, gli ho girato in PDF perché erano molto interessati, e so che alcuni di loro hanno provato, anzi hanno provato, lo hanno anche fatto, hanno fatto dei cammini. Ovviamente porzioni di cammini brevi. Lucio, perdonami, sì, abbiamo problemi sulla tua linea probabilmente, ti sentiamo molto male, vediamo se riusciamo a recuperare, non so se è cambiato qualche cosa, se hai aperto qualche altra finestra. Allora ti chiedo un attimo di pazienza, torniamo da te tra un istante, vediamo se adesso forse è migliorato. No, adesso ti sei semplicemente silenziato. No, abbiamo ancora gli stessi problemi. Allora ti lascio un attimo, ma esattamente su quelle due domande che dicevamo, e ritorno a Ermete Realacci. Ermete, anche qua sei stato all'origine di tantissime cose che hanno migliorato il rapporto tra città e dintorni della città. Ti chiedo quali segni di speranza oggi vedi? Abbiamo attraversato con te molte stagioni dell'ambientalismo in questo paese, e non soltanto in questo paese, in Europa direi nel mondo. Oggi Greta, i giovani, rappresentano qualche cosa di effettivamente rivoluzionario che può cambiare
qualche cosa nel passaggio in cui siamo, e cioè in un passaggio d'epoca. Non, diciamo tutti non torneremo come prima, ma in realtà non sappiamo guardare più avanti. Allora ti chiedo quali sono i segni di speranza dalla tua esperienza, dal tuo osservatorio, anche di Simbola. Anzitutto il movimento di Greta, chiamiamolo così, è importantissimo e mi auguro che continui la sua spinta. Io penso sia molto importante dare delle risposte, non delle carezze. Troppe volte abbiamo visto anche in Italia che Greta viene coccolata e poi ignorata sostanzialmente. Greta è venuta in Italia, ha fatto un solenne appuntamento al Senato e il Senato due giorni dopo ha bocciato una mozione sull'azzeramento delle emissioni di CO2 nel 2050. Ora, la mozione non risolveva i problemi, però almeno era un indirizzo, diciamo, no? Che cosa vedo io come segnale interessantissimo? Che hai un pezzo importantissimo del mondo dell'economia che in accordo con la società sta andando su una strada diversa, che è un po' quella che poi indicava anche il manifesto di Assisi, per capirci. Una strada in cui un'economia a misura d'uomo, che significa anche coesione, non lasciare indietro nessuno, non lasciare solo nessuno, si incrocia con l'innovazione e produce un'economia che non solo affronta questo tema, ma per questo diventa più forte, più competitiva. Voglio fare due esempi per capirci e poi arrivo sui piccoli comuni. Uno, l'Enel. Io sono un ambientalista, con l'Enel ho fatto a botte per molto tempo, per nucleare, carbone, eccetera. Nei giorni scorsi è risultata la prima azienda al mondo nell'indice Dow Jones sulla sostenibilità, no? L'Enel ha ottenuto questo risultato che la rende più forte anche economicamente, perché c'è un problema di fondi etici, c'è un problema di affidabilità rispetto al futuro, perché ha fatto una scelta molto netta. Ha detto: bene, io accetto questa sfida, io entro il 2050 a zero le emissioni di CO2 della produzione di energia elettrica, che non è la stessa cosa che un'azienda di moda, per capirci, nel senso significa tanto. E questo era un risultato apparentemente impensabile tempo fa, no? La stessa posizione. Aspetta, non ti sento, Miriam. Dicevo, anche se Miriam, il 2050 è un orizzonte molto alto, molto, molto in là nel tempo. Sì, è molto in là, però l'Enel attualmente è il più grande produttore di energia elettrica rinnovabile al mondo. Cioè, il più grande è italiano, non so come dire. Se parlassimo anche di questo ogni tanto, anziché fare soltanto un muro del pianto, forse saremmo più credibili anche, diciamo, come paese. Ma potrei su questo fare molti esempi in questa direzione. Ne voglio fare uno straniero. Non sapevo che Lucio fosse stato il responsabile degli esteri di Repubblica. Voglio fare un esempio sugli Stati Uniti, che mi ha colpito abbastanza, va bene? Abbiamo visto tutti che il primo impegno che Biden ha preso è stato rientrare negli accordi di Parigi, e lo ha in qualche maniera santificato questo impegno affidando a Kerry un incarico che non esisteva su questo tema, inserendola nel massimo organismo che c'è negli Stati Uniti sulla sicurezza. Kerry fu da segretario di Stato uno dei protagonisti degli accordi di Parigi del 2015. Però a me ha divertito di più un'altra cosa. Nella scorsa campagna presidenziale americana c'erano due feticci che Trump agitava. Uno era il muro con il Messico, no? E l'altro era il carbone americano. Trump esce da Parigi perché vuole favorire le risorse fossili interne degli Stati Uniti e in primo luogo il carbone americano. In questi anni di governo di Trump sono state fatte misure a favore delle fonti fossili americane, no? E se uno torna indietro nel tempo trova sulla rete facilmente immagini di comizi di Trump della scorsa elezione in cui lui parla e centinaia di persone, all'americana per capirci, alzano cartelli prestampati con scritto Trump digs coal, Trump scava carbone, no? Forse Trump ha preso i voti per quelli con quella parola d'ordine, però da quando lui è al potere il consumo di carbone negli Stati Uniti è calato. Hanno chiuso 50 centrali a carbone e nel giugno scorso tutti i nuovi impianti di produzione di energia elettrica in tutti gli stati americani, sia democratici che repubblicani, erano alimentati da fonti rinnovabili.
perché poi gli americani sono pragmatici, e se il governatore repubblicano gli costa meno l'impianto eolico, non compra il carbone agli Appalachi. Questo fa capire che hai un mondo in movimento che accetta questo come una sfida. L'Europa può essere determinante in questa sfida, ma questo, per venire a noi, significa avere anche una visione diversa dei territori e delle comunità. Adesso, prima mi pare tu Miriam o Marco, citava il fatto che il 90% della popolazione mondiale vivrà nelle città. Sì e no, in Italia non è così e non credo sarà così. E non credo che la pandemia ci consegna una stagione di inurbazione, perché se metti la banda larga, Barbara può stare tranquillamente in un posto bello, addirittura con i cavalli bradi, diciamo, no? E essere connessa con il mondo e fare quello che vuole e avere una ricchezza di suggestioni intorno maggiore forse della vita in città. Peraltro voglio dire che in Italia le 15 più grandi città italiane, perché capisci, Milano, Torino, Roma, Palermo, Firenze, eccetera, eccetera, hanno meno abitanti dei piccoli comuni italiani. È soltanto che pesano politicamente e culturalmente molto di più. Io non voglio sminuire le città italiane perché sono un punto di forza del paese. Voglio dire che l'Italia è forte se tiene in rete tutto questo. E tutto questo rafforza, come diceva Ciampi, anche la nostra identità. C'è una bellissima frase di un grande sindaco di Firenze di molti anni fa che si chiama La Pira, che una volta ha detto che solo gli animali privi di spina dorsale hanno bisogno del guscio. Ora, in biologia non è così, perché abbiamo animali che hanno tutti e due, no? Cioè la tartaruga ha il guscio e la spina dorsale. Però La Pira non era un biologo, no? Cosa voleva dire La Pira? Voleva dire che se tu hai un'identità forte, ti apri. Sei capace di guardare al mondo, non ti chiudi, non costruisci muri. I muri sono figli di un'identità debole, della paura, di un'identità degenerata. Allora, l'idea di un'Italia che fa forza anche sulla sua storia, natura, cultura, che rafforza la sua identità positiva, è connessa all'idea dei cammini che noi, di cui noi stiamo parlando, e ha molto a che fare anche con la sfida, con l'avventura. Io vedo Barbara non solo perché è più giovane, ma perché quell'avventura la stanno facendo in tanti, e c'è una bellissima frase di Chesterton che una volta ha detto le fiabe non servono per dire la vita è l'avventura più bella, ma solo l'avventuriero la conosce. Cioè, se noi non recuperiamo anche un po' questo senso dell'avventura e della sfida al futuro, tutte le cose che noi diciamo rischiano di non tradursi in realtà. Grazie Ermete, poi ritorno da te con una domanda anche provocatoria. Hai citato Enel, hai citato appunto i paradossi in cui viviamo, e io credo che almeno noi di Fa la Cosa Giusta ci diciamo così: noi camminiamo con chiunque voglia camminare con noi nella direzione che ci riguarda, che è quella della costruzione di un futuro migliore per tutti e di maggiore giustizia. Però volevo farti poi una domanda su questo. Mai citato La Pira, che è un siciliano, allora io torno da un siciliano di Ragusa, che è Lucio Luca di Repubblica, e avevamo in sospeso le due domande, a te Lucio. Senta adesso. Perfetto. Va tutto bene? Perfetto. Ecco. Tra l'altro La Pira è siciliano di Pozzallo, io sono di Ispica, cioè a 5 chilometri da casa mia, quindi diciamo quale citazione migliore potevi fare, Ermete. Allora, le due domande erano come hanno accolto i miei colleghi, mi pare, diciamo, questa nuova sezione del sito. L'hanno accolta molto molto bene, tanto, non so se questo l'avete sentito, lo dicevo anche prima, tanto che diversi di loro mi hanno proprio chiesto l'Atlante, perché volevano appunto studiarsi i vari percorsi. Io gliel'ho mandato, diciamo, in PDF, e so che alcuni di loro, specialmente a settembre, quando il tempo lo consentiva, hanno provato anche a fare delle parti di percorso, quindi insomma evidentemente lo hanno accettato sia da un punto di vista professionale, perché comunque, come dicevo prima, i contatti sono molto molto buoni, e sia anche da un punto di vista, diciamo, personale, perché fare due passi non fa male a nessuno, anzi tutt'altro.
Dopo l'altra domanda, qual era? Quella sui miei libri? Non ti sento, aspetta. Volevo che ci dicessi una Ah, parola sulla parete che hai alle sulla spalle e ricordavo parete. che tu sei autore di libri, quindi qualcuno ce Sì, l'hai no, anche vabbè, nella io tua sono. libreria e magari ci dici quello a cui sei più affezionato. Beh, allora, io sono, vabbè, nel mio studio a casa ho la fortuna di avere un piccolo studio dove potermi ritirare, specialmente in questo periodo di smart working, che io non ho fatto finora, però comunque capita qualche volta di lavorare da casa e quindi insomma è una bella comodità. E ho appeso alle mie spalle alcuni manifesti di una mostra bellissima che è stata fatta diversi anni fa sul Partito Comunista, di cui tra l'altro l'anno prossimo ricorre il centenario, diciamo, della scissione di Livorno e io consiglio, ma non perché è stato il mio direttore per tantissimi anni, ma perché è veramente un libro straordinario, quello di Ezio Mauro, che racconta non solo la scissione che portò alla nascita del Partito Comunista, ma anche e soprattutto le divisioni che da quel momento in poi hanno caratterizzato purtroppo la storia della sinistra. Vabbè, ma qui dovremmo fare un altro tipo di dibattito. Ermete potrebbe senz'altro essere uno dei testimoni, nel senso che comunque militando in quell'area lì ci potrebbe raccontare tante cose. E dopodiché mi piaceva mettere alcuni di questi manifesti che sono, non sono manifesti politici, sono manifesti storici perché raccontano l'aborto, c'è cioè Gramsci, quindi insomma comunque sono dei momenti storici che mi piaceva avere alle mie spalle, insomma. C'è Gramsci che mi guarda alle spalle, non è Lo male vedo, lo quando, vedo, quando esatto. E poi sì, nella mia libreria ci sono tanti libri che adesso non vedete, ma insomma ce ne sono tantissimi come Dici in uno dei tutte le tuoi mostre. a cui sei affezionato, quelli che hai scritto, uno di quelli che hai scritto tu che ci accompagnano anche a conoscerti meglio. Beh, io sono affezionato naturalmente a tutti quelli che ho scritto, però uno in particolare che racconta, si chiama L'altro giorno ho fatto 40 anni, e racconta la storia di un nostro collega, di un giornalista, è un romanzo, ma che, come dire, trae ispirazione dalla storia di Alessandro Bozzo, un giornalista calabrese che 2 giorni dopo aver compiuto i 40 anni decise nel 2013 di togliersi la vita. È una storia di precariato, una storia di diritti negati, è la storia di un ragazzo che voleva fare il giornalista in un certo modo e che fino a quando è riuscito a farlo lo ha fatto molto bene e poi a un certo punto a causa anche delle condizioni di lavoro, il mobbing, le pressioni di un editore che è stato condannato per violenza privata, ha deciso che insomma, non ce la faceva più ad andare avanti e ha fatto questa scelta. Sembra, tra l'altro, detto, raccontato così, un romanzo molto cupo e molto triste, in realtà è molto allegro, almeno per i tre quarti, perché racconta, è Alessandro che racconta la sua vita anche in redazione ed è molto divertente da questo punto di vista, anche se poi la storia finisce male. Sono molto legato a questo libro perché mi ha dato la possibilità di vincere 2 premi per me importanti, perché sono dei premi giornalistici, il premio Articolo 21 per la libertà di stampa e soprattutto il premio intitolato a Mario Giuseppe Francese. Mario Francese è un giornalista palermitano ucciso dalla mafia e il figlio è morto, anche lui, diciamo, facendo una scelta suicida, ma per tutta la sua vita ha lottato per conoscere la verità sul delitto del padre. E aver vinto un premio intitolato a questi due colleghi così importanti e così
fondamentali per la mia vita. Mario Francese era palermitano come me, nel senso che io ho vissuto per tanti anni a Palermo e, insomma, per me è stata una bella cosa. Quindi, il libro a cui sono più legato è questo, poi ce ne sono tanti altri ovviamente. Grazie Lucio, il libro è pubblicato da un editore milanese di grande rilevanza e di grande coraggio che è Laurana, quindi lo ricordiamo anche così. Esatto. Noi siamo storia, quindi non siamo andati fuori tema, questa è la nostra storia. Lascio a concludere questo incontro i due interventi di Barbara e di Marco. Barbara, ritorno a te, abbiamo in qualche misura cominciato con Ermete e con te, quindi con un pezzo della nostra storia politica e dell'ambientalismo in Italia e in Europa, ma anche passandoti il testimone come giovane ricercatrice, libera professionista, quindi non legata a un'università, ma che lavora poi sui temi della montagna, una montanara ti definisci, una ritornante per le scelte di vita che fai, e a te chiedo però di rientrare a bomba sul tema dei cammini e di dirci qual è la ricaduta economica, sociale, ambientale dei cammini che tu hai misurato, dei cammini in Italia, per quei cammini che conosci meglio. Poi a Marco di concludere davvero con la bacchetta magica che citavo prima. A te Barbara. Grazie. Allora, i cammini hanno davvero una ricaduta economica sui territori, ambientale, sociale e culturale. Io purtroppo non ho avuto l'occasione di misurare niente a livello scientifico, perché ci sono state due ricerche, una nazionale italiana dell'Università di Perugia e una della Galizia, dell'Università della Galizia e l'Istituto di Turismo della Galizia, che comunque hanno cercato di misurare e monitorare le ricadute sui territori, ma ad oggi è un approccio ancora un pochettino da lavorarci sopra. Non ci sono ancora indicatori e soprattutto, ecco, citando una mia carissima amica sociologa, bisogna cercare di cambiare lenti di osservazione, perché non possiamo usare le stesse lenti di osservazione mettendo sullo stesso livello il fenomeno del turismo di massa e il fenomeno del turismo lento, e quindi dei cammini. Dunque bisognerebbe lavorarci molto e bisognerebbe lasciare tempo anche alle istituzioni che se ne occupino di adattarsi anche all'evoluzione molto rapida del mondo dei cammini. Comunque io, mettendo insieme i lavori svolti sui cammini di ricerca e le mie passioni, diciamo, scientifiche legate all'università sul destination management, ecco, ho individuato così, in base alla mia esperienza, tre filoni di ricadute ambientali, e faccio un brevissimo excursus, Miriam, le elenco e basta, volevo raccontarvi anche delle storie, ma ci saranno altre occasioni. E, allora, dal punto di vista ambientale, abbiamo senza dubbio un cammino che attraversa un territorio, incita la cura all'ambiente, ok? La sensibilizzazione e la manutenzione dei sentieri. Io conosco tante associazioni e qui andiamo a bomba sul tema, sulle ricadute dal punto di vista sociale e culturale. Le associazioni che sono nate lungo i cammini, che sono tantissime, e io grazie al lavoro che ho fatto ne ho conosciute diverse, hanno davvero svolto hanno rappresentato un momento di vivacità forte, forte per quei territori, grazie a questi cammini che loro animano. Dunque mi viene in mente la storia delle associazioni che si prendono cura delle persone disabili, e che una volta l'anno accompagnano i non vedenti lungo i cammini per una settimana. Ringrazio l'amico Giovanni Corrieri che ci ha anche fornito delle foto, non so se Luca le riesce a trasmettere un attimo. E dunque mi viene anche in mente l'interscambio culturale. Ad esempio, sul tema del cammino sulla Via Francigena, ogni anno dal Giappone arrivano degli scultori
e scolpiscono per 2 settimane e lasciano a loro spesa queste sculture sulla via Francigena come momento di scambio culturale, perché anche loro in Giappone hanno i pellegrinaggi e ci tengono molto. Dunque sono tantissime le esternazioni, le conseguenze, le ricadute sui territori dal passaggio di un cammino. Dal punto di vista economico mi viene da pensare al riutilizzo degli immobili, diciamo in un certo senso abbandonati. Ecco, queste vedete sono le foto degli scultori a Ponte d'Arbia, che tra l'altro Ponte d'Arbia è una piccola località in provincia di Siena, grazie al passaggio della via Francigena ha visto la nascita di numerose nuove attività commerciali e un riutilizzo anche qui di immobili, seconde case o case abbandonate, rimesse in sesto per l'accoglienza al pellegrino. Dunque abbiamo questo esempio, ma altri esempi che mi sono a cuore è ad esempio sulla via Romea Strata, nel tratto di congiungimento di confine tra la Toscana e l'Emilia Romagna, passo della Croce Arcana, doganaccia, ecco, la neve e ce n'è sempre di meno, ovviamente. Dunque queste strutture, questi hotel che un tempo ospitavano sciatori, adesso si stanno lentamente riconvertendo ai camminatori e c'è anche la possibilità di destagionalizzare l'offerta, dunque di accogliere anche durante l'estate. Oppure mi viene in mente il rilancio della città di Pistoia grazie al cammino di San Jacopo, perché a Pistoia c'è la reliquia di San Jacopo, l'apostolo il cui corpo sta a Santiago de Compostela, c'è questa reliquia e che è stata, diciamo, un pochino messa da parte, no, negli ultimi anni, ma che grazie allo sviluppo di questo cammino di San Jacopo che in Toscana collega Firenze, Prato, Pistoia e Lucca, e adesso Pistoia ci punta molto e nel 2021 ci sarà l'anno jacobeo e dunque il cammino come davvero rilancio di città che avevano altre vocazioni e non quelle magari all'accoglienza. Oppure ecco il cammino come momento di promozione di marketing territoriale, mi viene in mente come momento di storytelling del territorio, lo Slow Travel Festival sulla via Francigena. Ecco di esempi, Miriam, bloccami quando perché ce ne abbiamo, Barbara, tantissimi. Ti fermo qua. Come ci siamo detti, uno dei problemi è la mancanza di dati sui cammini. Abbiamo l'impressione che il fenomeno sia in crescita, ma di quanto e come e che cosa lo rende possibile, ci servono le ricerche, ci servono gli approfondimenti. Quindi il nostro, come Terre di Mezzo, sapete che qualche giorno fa abbiamo presentato i dati, gli unici dati disponibili in Italia che abbiamo raccolto e verificato a uno e poi con un sondaggio a cui hanno partecipato 3.300 persone che hanno camminato nell'estate 2020, nella difficile estate 2020. Ecco, però il rilancio che abbiamo fatto è alle istituzioni, alle università, a questo paese, agli enti turistici, di favorire la raccolta di dati. Abbiamo bisogno per progettare e programmare meglio. E allora su questo passo la palla a Marco, chiedendo a lui di concludere l'incontro. Ormai siamo agli ultimi passaggi. Gli ho consegnato idealmente una bacchetta magica, ma prima mi scuso con quelli che hanno scritto i commenti, magari hanno sottolineato alcuni punti del nostro incontro, sono incontri sempre abbastanza incalzanti nelle domande, ma mi fa piacere salutare Gianfilippo Mignona, che è il sindaco di Biccari, che ci sta seguendo e che Marco conosce, appunto, è uno dei giovani amministratori locali in aree interne, straordinari per esperienza e per passione. Ci siamo incontrati un paio d'anni fa appunto nel comune di Biccari e abbiamo parlato anche di cammini e di Monti Dauni appunto come possibilità di arrivarci con un cammino a piedi. Marco, le aree montane allora le bacchette magiche, a te di concludere. Sarà molto breve e non voglio però la domanda con la bacchetta magica, cioè quello che voglio, diciamo quello su cui lavoriamo con Ermete, con tante altre persone che sono impegnate su questi fronti. Biccari è un luogo stupendo, ma grazie al suo sindaco, all'amministrazione, alla rete che ha saputo fare, che è cresciuto, quindi quello che possiamo fare insieme. Uno, comunicazioni, visto che c'è Luca, c'è Ermete che di comunicazione si intende.
buona informazione, quella strategia di Repubblica con quelle pagine sui cammini, con quelle notizie, con quella sezione del sito repubblica.it è preziosissima, dobbiamo farla su altri argomenti, con altre testate, giornali locali, giornali nazionali. A me sembra particolarmente virtuoso le buone notizie del Corriere, quelle che spesso raccontano dei territori, vado sull'altro giornale, oppure lo speciale che il Sole 24 Ore un anno fa aveva dedicato 100 pagine alla montagna. Cioè, dico, l'informazione ci aiuta a creare una consapevolezza di questi temi. Sarà banale, ma per troppo tempo abbiamo avuto una disattenzione un po' forte. Negli studi televisivi entrasse un po' di più questi temi, credo che sarebbe prezioso. E poi però la comunicazione vuole anche dire infrastrutture, non apro qui il tema del digital divide, di cosa bisogna fare per vincere un'emergenza vera del paese che, come diceva Lucio prima, compromette i cammini, compromette i percorsi, compromette le opportunità anche di sviluppo, crescita, del tema dell'incontro di stamattina, di un nuovo turismo, di un turismo diverso da quello a cui eravamo abituati, dolce, o comunque di nuove opportunità di investimento, crescita nel paese, le infrastrutture digitali per essere migliori, abbiamo bisogno di investimenti e di visioni. Seconda questione, la questione della fiscalità. Non apro di nuovo, è solo un flash, ma una fiscalità differenziata e peculiare per le imprese che operano in montagna, per quei giovani che si trasferiscono, è fondamentale, perché altrimenti non riusciamo a colmare dei gap che esistono, delle differenze, delle sperequazioni che vanno colmate con delle misure ad hoc, come prevede l'articolo 44 che ho già citato. E sulla fiscalità è difficilissimo, bisogna lavorarci, non bisogna farci demagogia, non bisogna dire delle cose che non stanno nel cielo in terra, perché la wealth tax va fatta a livello europeo e non dalle regioni, non va fatta dall'Italia. Insomma, c'è un tema complesso legato a quali sistemi fiscali che si confà, a quali rapporti fra le grandi piattaforme, i piccoli negozi in un paese che ha 300 negozi, 300 comuni senza un negozio e senza un bar, ed è un problema strutturale del nostro paese. Ultima questione, scuola e formazione. Anche qui simbola, poi Gian Piero Lupatelli, di CAER, quanto stiamo lavorando su aumentare, far crescere il capitale umano. Io dico far crescere il capitale umano per valorizzare il capitale naturale. E dietro questo c'è la necessità di avere scuole, nelle scuole delle reti all'interno dell'istruzione superiore, delle università, che si occupino di questi temi, che siano sincronizzate, che utilizzino i nostri corpi intermedi anche per fare animazione e coinvolgere gli studenti e i docenti in percorsi di territorio vero. Credo che su scuola e formazione nei territori si consuma una delle grandi sfide. Allora, io, se avessi la bacchetta magica, dico dobbiamo far crescere reti moderne, intelligenti, non vuol dire una scuola in ogni comune, ma vuol dire riorganizzare il sistema scolastico, i plessi, averli sì in ogni comune, ma in maniera nuova, vale per le aree del sisma come per le Alpi e gli Appennini. E cosa vuol dire questo? Conclusione mia, rete e comunità. Fare rete vuol dire essere in relazione, come proviamo a essere appunto con Ermete, scambiandoci di ora in ora obiettivi, soluzioni, opportunità. È una condivisione continua, faticosa ma preziosissima. E essere comunità è quella che Gianfilippo, con tanti altri sindaci, dal sindaco di Ostana ai Monti Dauni, alle Madonie, alle Alpi Orobie, tutta la Carnia, ci aiutano e ci dicono che per vincere non si può essere da soli. C'è scritto nel manifesto di Assisi, lo ripete ogni giorno il Pontefice, ce lo dice il Presidente della Repubblica, rete e comunità, ma la comunità si ritrova intorno a una piazza e di lì si apre. Non i comuni da soli, oltre al sovranismo, bisogna andare che anche il municipale, e non è più campanilismo, ma rischia di essere un sovranismo municipale che non serve. Però io credo che dobbiamo su questo essere lungimiranti. Le comunità vincono, le reti vincono, le nostre sinergie, fa la cosa giusta, ci mette insieme, Terra di Mezzo ci unisce. Io ci credo moltissimo e credo che in questa sinergia riportiamo al centro dell'attenzione culturale, istituzionale e politica i nostri territori, come un giornale importante come Repubblica ha fatto sui cammini in queste tante puntate di avventura. Ci auguriamo, continuino veramente. Grazie. Marco, grazie. Intanto ringrazio tutti voi per non solo per
per questi minuti che abbiamo passato insieme e per il lavoro che fate nella vostra quotidianità. E grazie a Marco perché mi ha emozionato questa tua chiusura per due motivi. Da un lato per l'accento sulla narrazione, e noi come Terre di Mezzo ci diciamo facciamo narrazione, qualche volta lo facciamo con un giornale, qualche volta lo facciamo con i libri, qualche volta lo facciamo con una fiera, che per noi è una narrazione in 3D, in tre dimensioni, quindi ci emoziona quello che dici, ma anche perché le cose che hai ricordato, le azioni che hai ricordato si possono fare subito, non hanno e hanno effetti immediati, la fiscalità, le scuole, le piccole grandi azioni quotidiane. Abbiamo bisogno di quella concretezza lì, cerchiamo di costruirla e di promuoverla insieme. Grazie, lascio a Luca Dei Cas di concludere l'incontro e di rilanciare per i prossimi. Eccomi, grazie mille. Siamo partiti da una domanda ambiziosa e direi che il livello è stato tenuto altissimo per tutto l'incontro. Probabilmente servivano altre due ore per provare a sviscerare qualcosa. Non so se siamo riusciti a rispondere alla domanda con cui siamo partiti. Il turismo lento ci salverà. Quello che sicuramente io personalmente ho capito è che, rimanendo in metafora, siamo in cammino, quindi ci stiamo provando. E la cosa migliore è evidente, è farlo insieme, quindi reti, comunità, modi diversi ma orientati verso un'unica via, un unico traguardo, quindi avanti così. E io, oltre a ringraziare tutti, ovviamente Barbara Gizzi, Ermete Rialacci, Marco Bussone, Lucio Luca, rimando ai prossimi appuntamenti del programma culturale di Fa la Cosa Giusta e della Settimana dei Cammini. Tra un'oretta circa ci troveremo per parlare di Umbria e di Via Romea Germanica, ma invece mi fa piacere anche ricordare, visto che è stato citato prima, questa sera alle 19:30 avremo l'incontro con Riccardo Carnovalini e Anna Rastello, che ci racconteranno del loro viaggio non solo in Italia ma in giro per l'Europa attraverso 22 paesi in 365 giorni di cammino. Quindi diciamo che hanno messo in pratica, mi viene da dire, tanto di quello che stiamo raccontando noi. Grazie a tutti, buon proseguimento.